Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. È la seconda reaction, o meglio il secondo highlights di fila che vedete sul canale, cioè il secondo video di fila che è un highlights, volevo dire quello. Perché oggi c'è il turno infrasettimanale. È Roma-Fiorentina. Io in realtà so già com'è finita la partita perché sto registrando quest'outro, cioè quest'intro dopo il video. C'è anche Pablo Giallorosso. Perché sostanzialmente oggi, con il fatto che ho fatto una live che voi sul canale avete visto e mi sono quindi concentrato su altre cose, ho completamente dimenticato di portarmi appresso la videocamera per registrare gli highlights. E voi di highlights vedrete quelli di Roma Crew proprio, quindi con la grafica di Roma Crew, non con la grafica che vedete di solito della webcam. Vi lascio una partita che comunque ci ha fatto divertire, e quindi fatemi sapere la vostra nei commenti. Un bacione e alla prossima. Mercoledì 3 aprile 2019, ben ritrovati su Roma Crew, benvenuti a Roma Fiorentina. Buonasera da Federico Marconi, e il mio parterre di questa sera è quello che siete abituati a vedere anche di martedì per Roma Crew Nair, per le puntate. Salutiamo subito PF che è a casa e poi saluto i due baldi giovani che mi faranno compagnia questa sera per una partita, speriamo, carina anche da raccontare, Pablo Giallorosso e Gianluca Benedetti. Buonasera a tutti. Mazzare, Pablo, abbiamo salutato insieme. Perché noi siamo insieme. Esatto. Noi siamo gli M&M's. Martedì e mercoledì. Scusate, insieme. Siete insieme in che senso, ragazzi? No, cioè, non in quel senso. Nel senso, salutiamo insieme perché siamo tutti una squadra. Primo commento molto interessante è: che ne pensate di Mirante dal primo minuto? Perché l'avevamo già visto e siamo tutti molto, molto, molto contenti di questa cosa. Più che altro perché questo momento è doverosa. Più che altro, l'attesa è finita. Si parte all'Olimpico tra Roma e Fiorentina con il primo giro palla che è dei viola. In completo blu questa sera c'è la Fiorentina che prova a spingere adesso con il traversone pericoloso. Benassi col sinistro e Mirante la mette in calcio d'angolo. Primo squillo viola e prima grande risposta da parte del nostro portiere. Anche qua odio la marcatura che fa la Roma in area di rigore. È pronto Muriel, c'è anche Biraghi lì vicino. Andrà con ogni probabilità il 29 che poi lascia Biraghi e quel suo sinistro dentro, salta e porta in vantaggio la Fiorentina. Pezzella 1-0 al dodicesimo. Qua voglio rivedere la marcatura, però era difficile da parare perché Pezzella schiaccia il pallone a terra e là il rimbalzo è imprevedibile. No, non è possibile, erano tre tutti da soli sul secondo palo. Mirante non poteva fare nulla, quello assolutamente. Ora rivediamo l'azione perché sono curioso di vedere, ripeto, la marcatura. Non vorrei che la Roma abbia di nuovo usato la marcatura a zona nel rigore, non la sopporto. Sì. C'era Kolarov e marcato. C'era Kolarov che ha marcato malissimo. Intanto vediamo se la Roma riesce a sfruttare. Con Dzeko che sventaglia molto bene dalle parti di Kluivert. Gran palla quella del 9. La mette giù il 34 che vuole il fondo. Finta il cross. Punta l'avversario. La mette. Colpo di testa sul palo. E poi rete. E andiamo. E andiamo. Il pareggio della Roma. Col gol del 22. Che fa 1-1 sempre subito. Sempre lui. Che personalità. Però qui anche Kluivert la fa la giocata, lo va a puntare, diventa sul sinistro, bellissima palla. E qui Zaniolo poi si inventa la solita magia, ma ormai siamo abituati. Esatto. E qui stavo pensando proprio a quello che avevi detto tu prima su Kluivert. Intanto io vorrei commentare l'apertura di Dzeko alla Totti per farvi capire. Sì. Poi Kluivert finta due volte il cross, la mette col sinistro, salta Zaniolo, palo e rete, 1-1. Questo è il classico cross che mette in difficoltà i difensori, perché te lo mette praticamente verso la porta a girare e alle tue spalle, è difficilissimo da marcare. E lotta Zaniolo verso Dzeko che riesce ad arrivare sul pallone, poi perde però il rimpallo con Muriel e quindi resta avanti la Fiorentina. Pensa anche al destro, Muriel prende il palo. Ma questo sempre con noi. Mamma mia, ha calciato da casa sua Luis Muriel. E basta. Ha rischiato di segnare un gol pazzesco e lui i colpi ce li ha. L'ultimo quarto d'ora di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con la Fiorentina che forse ha giocato un po' più in verticale e si è resa più pericolosa, ma la Roma ha dato la sensazione di voler giocare la partita. Intanto Dzeko che rientra, Enzo a tiro, vuole il sinistro, no! Si distende la font e la mette in calcio d'angolo, lo squillo del numero 9. Chiude in possesso la Roma perché finisce qui il primo tempo, è 1-1 tra Roma e Fiorentina. Abbiamo visto un primo tempo, ragazzi, comunque piacevole anche da raccontare, se non fosse per la fase finale nella quale ci siamo un po' abbassati. Sì, si sono un po' riposate entrambe le squadre, secondo me comunque hanno cercato di ragionare un pochino di più. Adesso serve riposarsi per poi cercare nel secondo tempo l'affondo decisivo. Entrambe le squadre penso che vogliano vincere oggi, quindi sarà una partita vincente. Adesso rincorre addirittura la Font. Gran pressing da parte di Nicolò. Sì, Zaniolo, come hai detto tu, gioca a centrocampo, ma più volte l'abbiamo visto proiettato più in maniera offensiva sulla tre quarti.
è molto bravo al pressing, perché è un ragazzo che ha gamba e ha carisma, grinta. Qui intanto Piraghi ha fatto una giocata pazzesca, poi la palla buona per Gerson. C'è una deviazione, mi sa. Con deviazione riporta in vantaggio la Fiorentina e non esulta. 2-1 però. Io voglio segnalare il sombrero pazzesco di Biraghi su Kluivert e poi il cross al volo col sinistro. Palla messa fuori, Gerson calcia col sinistro, c'è deviazione e la palla termina in porta. Credo ci sia però silent check, perché ho visto Massa dire: ok, calmi, adesso decido io, vedo un po' che cosa devo fare. Ecco, arriviamo all'esplorazione. Perché chiaramente noi apertura. Da qui non possiamo saperne più di tanto. C'è l'apertura, c'è il sombrero di Biraghi su Kluivert, molto scolastico. Poi coscia, cross al volo, sponda forse di mano. Volevano il fallo di mano. Qui Benassi, non è mano perché il braccio è attaccato al corpo. Infatti si riprende a giocare. Giusto così. Minuto 11 del secondo tempo. Alexander cerca spazio, rientra sul destro. Poi lascia Cristante, che pensa forse anche al tiro. Prova a passare al limite, quasi perde il pallone. Lo tiene, lo offre a Kluivert dentro l'area. Uno contro uno, destro al centro. Diego non può arrivare, c'è Perotti! C'è! Diego Perotti! Grandissimo gol! E 2-2! Roma che torna nuovamente sul livello del mare. Benissimo qua Cristante, parte tutto da lui. Giocatore ho visto criticato nel primo tempo. Qua vede intelligentemente Kluivert che fa la cosa giusta. Ancora una volta il gol arriva grazie a un cross di Kluivert. E vediamo qua Cristante che vede sulla destra l'olandese. Si sposta la palla sul destro, la mette al centro dove arriva con prepotenza Perotti, che si dimostra essere fondamentale. È mancato tantissimo a questa Roma Diego Perotti. Ma poi insiste la Roma con Juan Jesus. 72, sta crescendo la squadra giallorossa. Palla verso Dzeko, poi Zaniolo! E se la ritrova in braccio la Font. Bene, bene, sono contento di vedere finalmente un gioco. Sì, una Roma che attacca. Una Roma che attacca e gioca come sa. Nel senso che poi con questo modulo rispetto ad altri i giocatori hanno anche una buona memoria. Fatto e piano Pellegrini. Intanto sì, palla ancora verticale per Zaniolo. Roma che confermo sta crescendo. Il 22 converge, lascia Dzeko che ce l'ha sul sinistro e calcia debole sulla corsia di sinistra. Sovrapposizione premiata di Dabò. Chiude Fazio. Fazio. Mamma che partita di Fazio, ragazzi. Colossale. Chiesa al limite. Con il destro cerca spazio per passare. Ancora Perotti a chiudere. Ancora Roma che vuole regalarsi un'ultima azione di partita a 30 secondi dalla fine. Vai, il pallone per Dzeko, ma siamo tutti in difesa. Dzeko perde il pallone scivolando, prova a riconquistarlo, ma non ci riesce. Quindi probabilmente chiude avanti la Fiorentina con Luis Muriel. Uno contro uno con Karsdorp. Ce l'ha sul destro Muriel. Vuole anche il tiro in porta. Alto. E forse era anche l'ultima azione della partita, perché mancano 13 secondi. E tra l'altro Massa dice che si deve ribattere il perché? Rinvio di Mirante. Non so il motivo. E niente. Ma con ogni probabilità sul rinvio di Mirante si chiuderà questo Roma-Fiorentina, perché il 94esimo scocca adesso e finisce qui. È 2-2 tra Roma e Fiorentina. Dopo due sconfitte contro Spal e Napoli, i giallorossi non vincono, non tornano alla vittoria, però comunque rimontano per ben due volte contro una buona Fiorentina. Nel secondo tempo forse abbiamo fatto anche qualcosina in più e meritavamo di vincere. Però se volevamo la reazione sia mentale che tecnica e tattica, stasera c'è stata. Sì, per questo possiamo essere soddisfatti. Io credo che in questo momento più di così non si poteva tanto chiedere. E quindi mi prendo questo punto. Abbiamo avuto anche delle risposte positive, senza dubbio, da giocatori come Nzonzi e Fazio, che hanno fatto una grandissima partita. Però per il momento io direi che ci fermiamo qui. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Non la chiudiamo noi, perché la chiudete voi da casa. Un bacione, buona serata, sempre Forza Roma. Buonanotte a tutti. Ciao ciao, ciao.